questo sta diventando un vantaggio. Snap contro Heinen che prende in contropiede Hanson, inebriante quando riesce ad andare downhill. Il blocco di Capelà, riapertura di Paul per Heinen, vieni per terra, sì signori. Questa rimane l'azione più immarcabile degli Houston Rockets. Lasciano completamente deserto il tabellone offensivo. Ecco, è andato a destra col primo palleggio, poi bye bye. Per costruirsi il tiro, come probabilmente in questo caso, o per scaricare per i compagni. Tu trovi che siano efficaci? Però è controintuitivo, perché uno che fa 10 palleggi sul posto non dovrebbe poter battere così la difesa. Lui prende ritmo da quei palleggi, ti ipnotizza e appena sbagli la posizione il piede va via. È quella di prendere il rimbalzo dopo che hanno sbagliato il tiro da tre. Perché dice così? Perché il campo è talmente largo che molto molto spesso il rimbalzo va nelle mani degli attaccanti. Ecco, poi ogni tanto arriva anche un canestro del genere e ti passa la poesia. Riporta a meno 6 i suoi Milwaukee Bucks e stavolta Harden ci mette parecchia mostarda sopra. Per Eric Bledsoe molto importante per tenere in partita Milwaukee. Harden se la sente anche da lì, palleggia il resto tiro tripla, la barba più calda della National Basketball Association. A proposito dei canestri che ti fanno male, hai segnato, pensi di aver segnato l'ultimo canestro del tempo? C'è il barba che non è d'accordo. Solito pick and roll, sponda di Harden, risale Capela, lo gioca con Harden, mamma mia, mamma mia, finta di andare a sinistra, a destra fino in fondo, canestro e fallo. La Lega al momento è di James Harden, domani è di questo signore, non fatevi fuorviare dall'attualità.